Questo toro sembra un vero mostro, che è stato creato in laboratorio e persino pompato con degli steroidi. Le sue dimensioni sono impressionanti, con una massa di quasi una tonnellata e mezza e due volte più grande dei normali tori. Sotto la pelle liscia puoi vedere ogni muscolo. Se un tale toro colpisce, anche senza le corna può sfondare un muro. Questa impressionante muscolatura non è una mutazione, ma la caratteristica di un'intera razza. Si chiama toro blu belga ed è considerato il vero orgoglio degli allevatori nella sua patria. Immagina subito uno scienziato pazzo che ha cercato di portare fuori un esercito di tori super forti? No, nessuna irradiazione gamma come nel caso di Hulk e nemmeno una semplice modifica genetica. Tale muscolatura pronunciata si verifica in molti animali a causa di una mutazione naturale. Il gene responsabile della crescita muscolare diventa semplicemente più attivo, quindi il corpo nel processo di sviluppo utilizza il cibo come materiale da costruzione per una struttura muscolare così impressionante, in misura maggiore rispetto al caso degli animali normali senza questo gene. Tale mutazione si verifica non solo nelle mucche, ma anche in altri animali, come nei cani. Tuttavia, gli allevatori che si sono impegnati nell'allevamento della mucca blu belga hanno fatto uno sforzo per ancorare questo gene e trasformarlo da una mutazione casuale in un tratto stabile della razza. Per fare questo, hanno semplicemente incrociato mucche e tori con questo gene tra loro. Il risultato è un toro bodybuilder che non solo più grande, ma anche molto più forte della maggior parte delle altre razze. Questo toro blu belga non è stato allevato per partecipare a battaglie o corride. E questo è positivo, perché i matador alla semplice non avrebbero avuto alcuna possibilità. Questa razza di tori è stata allevata per la carne. Saresti sorpreso, ma quel volume muscolare rende la carne del toro meno grassa del pollo e più che tre volte meno grassa della carne di manzo normale. E le proteine, al contrario, sono molte di più. Inoltre, questi tori sono veri gentiltori e hanno un carattere molto equilibrato. Certo, non dovresti prenderli in giro, ma senza motivo, tali tori non usano la loro superpotenza e non corrono all'attacco. Oseresti avvicinarti a un animale del genere? Rispondi nei commenti. Il toro della razza Brahman sembra il frutto dell'amore proibito della mucca e del cammello. Ma questo non è certamente il caso. Tali ibridi sono impossibili a causa di troppa differenza nel codice genetico di questi animali. Tuttavia, il Brahman sembra davvero insolito. Un corpo enorme e potente, una grande testa delle dimensioni di un torso umano e allo stesso tempo un'enorme gobba che aggiunge alla bestia quasi 15 cm di altezza e può essere così grande che cadrà su un fianco durante la corsa. E Brahman è la prima razza di bestiame allevata negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Come suggerisce il nome, la sua base erano le razze portate in America dalla lontana India. Il peso di un toro può andare ben oltre una tonnellata ed è alto circa 2 metri. La sua enorme gobba non è un ornamento e gioca davvero un ruolo tanto quanto la gobba di un cammello. Può essere un ricettacolo di sostanze nutritive se l'animale deve stare a lungo senza acqua e cibo. Pertanto questi animali sono così amati dagli agricoltori statunitensi. Il Brahman può essere rilasciato al pascolo libero e senza preoccuparsi se l'animale troverà acqua e cibo. Anche se cammina per un'area desertica per un po', la fornitura di grasso nella gobba lo aiuterà a resistere senza perdite prima che il cibo venga trovato in quantità sufficienti. Tali abilità hanno guadagnato un tuo mi piace, giusto? Inoltre, non solo è uno dei tori più grandi del pianeta, ma è anche uno dei più resistenti e forti. La sua pelle è così densa che l'animale è praticamente immune ai morsi delle più grandi zanzare e di altri succhiasangue. Ciò significa che l'animale non soffrirà di disturbi trasportati da questi insetti. La Chianina è una razza di tori che assomigliano a una nuvola. No,
Non sono soffici, ma sembra che l'ombra di un gigante come questo possa davvero coprire una piccola città. L'altezza della bestia è di circa 2 metri. La massa può raggiungere una tonnellata e mezza. Questo lo rende uno dei tori più grandi del mondo. È così enorme che rivaleggia in termini di dimensioni con i giovani ippopotami. L'enorme forza, la resistenza e la natura sorprendentemente calma hanno reso questo toro molto popolare. Non solo la chianina è considerata una delle razze più comuni nella sua nativa Italia, ma è diventata popolare ben oltre. È considerata incredibilmente antica, più vecchia di alcuni paesi in cui questa razza è ora allevata. Enormi mandrie di chianina pascolano in molti paesi del Sud America. Oltre alle sue enormi dimensioni, questo gigante ha una pelle che ricorda l'armatura. Pertanto non solo gli insetti succhiatori di sangue, ma anche i piccoli serpenti non possono morderlo. Ciò di cui hai bisogno per un clima tropicale, a cui questa bestia si è adattata bene e non soffre affatto del caldo. Che potrebbe portarti a scappare in una stanza con aria condizionata in meno di mezz'ora. Di solito una mucca è molto più piccola di un toro, circa una volta e mezza. Ma nel caso della razza Montbéliard è diverso. Questi enormi animali sono impressionanti per le loro dimensioni, indipendentemente dal sesso. La mucca più comune cresce così grande che la sua altezza algarrese raggiunge 1,80 m, cioè l'altezza di un maschio adulto. Anche i tori sono enormi, ovviamente. Questa razza francese è stata allevata per il latte e la carne. La logica degli allevatori è semplice. Più grande la mucca, più latte può produrre. E sai una cosa? È così. In un anno una mucca produce circa 8 tonnellate e mezzo di latte, abbastanza per nutrire un piccolo villaggio. E un'intera azienda può ottenere latte e prodotti da essa. Quindi queste mucche sono una vera fonte di oro bianco. È vero, gran parte di questa ricchezza va a finire nel formaggio. Alcune marche di formaggi francesi d'élite come Mondo, Morbier, Comté e Bleu de Gex devono contenere il latte di queste mucche. Eccolo, successo professionale! Per quanto riguarda i tori, la loro carne è apprezzata per la quasi totale assenza di grasso, incredibile tenerezza ed elasticità. Mi dispiace, vegetariani, questi sono semplicemente fatti, non propaganda per il consumo di carne. L'Angus tedesco è una razza insolita di tori che attira immediatamente l'attenzione per la sua massa. La massa di una mucca può superare significativamente mezza tonnellata, ma la cosa principale sono i tori. La differenza tra i sessi in questa razza è enorme, i maschi sono circa il doppio del peso delle femmine, raggiungendo una massa di oltre una tonnellata. Allo stesso tempo la spina dorsale dei tori è solo il 15% del peso dell'animale, che è piuttosto piccolo. Pertanto il toro sembra un po' imbronciato con il suo petto largo, il corpo enorme e la sua testa su due gambe relativamente sottili. Ma no, non soffre di obesità, è un tratto naturale dell'animale. Il bufalo di paludi asiatico è un vero titano anche tra gli altri pesi massimi cornuti selvaggi. È un terzo più grande dei tori ordinari con un peso fino a 1,2 tonnellate. Ma la cosa principale sono le dimensioni. L'altezza algarrese del bufalo di palude può raggiungere quasi 2,20 m, 2,30 m. In lunghezza cresce fino a quasi 3 metri, cioè le dimensioni di questo animale assomigliano a un piccolo autobus. Ma le corna enormi e potenti sono la cosa più impressionante. Sono leggermente curve e di solito puntano all'indietro in modo da non interferire con il passaggio dell'animale attraverso fitti boschetti. Per una buona ragione, perché la lunghezza delle corna degli individui selvatici può raggiungere più di 2 metri. Se un'arma così enorme fosse puntata in alto e in avanti come un cervo, dopo aver camminato attraverso la foresta, il bufalo avrebbe dovuto pulire le corna dai nidi degli uccelli e dai rami degli alberi spezzati. Una volta questa maestosa bestia viveva in una vasta area in tutta l'Asia. La parte occidentale della sua gamma raggiunse l'antica Mesopotamia. Quella orientale raggiungeva la Cina meridionale. Inoltre questo bufalo viveva anche in molte isole come le Filippine e la Malesia. Sfortunatamente,
a causa della deforestazione e dello sviluppo di terre per l'agricoltura, questi bufali vivono ora solo in India, Nepal, Bhutan, Laos, Cambogia, Thailandia e Ceylon. Comunque niente male, vero? L'unico problema è che le mandrie selvatiche di bufali sono vicine ai tori domestici che sono al pascolo libero in molti di questi paesi. Questi tori domestici sono discendenti del bufalo asiatico che è stato addomesticato migliaia di anni fa, quindi gli animali sono liberi di incrociarsi. Questo è un problema, perché nel corso dei secoli sotto la cura umana i tori domestici sono cambiati molto. Le loro corna sono diventate quasi la metà più corte, è apparsa una pancia cadente e il carattere è cambiato. Ricordi com'era Thor in Infinity War e poi nel finale? Qui la differenza è più o meno la stessa. Uno spettacolo spiacevole, d'accordo? Certo, ti motiva ad allenarti. I cuccioli dei bufali domestici sono generalmente più deboli di quelli dei puro sangue selvatici. Questo è un male perché per un bufalo selvatico adulto in natura non ci sono quasi avversari degni. Solo la tigre e i coccodrilli più grandi possono attaccare i maschi adulti. La battaglia tra tigre e bufalo è uno dei duelli più impressionanti che si possono vedere in natura. Gli avversari sono degni l'uno dell'altro. Il gatto selvatico più grande e più forte contro il bufalo selvatico più grande e aggressivo di tutta l'Asia. La tigre si avvicina di soppiatto al bufalo per balzare sulla preda prima che abbia il tempo di mettere le corna in atto. Il predatore cerca di raggiungere la gola. Per gli individui meno grandi una tigre può rompere il collo con un solo colpo, ma un toro adulto è troppo forte, quindi l'unica possibilità di una tigre è raggiungere i vasi cervicali con le sue zanne e strangolarlo. Questo ungulato non si arrende senza combattere e può calpestare una tigre. E se nota il gatto troppo presto e ha il tempo di incontrare il salto con le sue corna, la tigre nella migliore delle ipotesi sarà costretta a fuggire. Inoltre i bufali sono animali da branco e l'assenza reciproca degli ungulati può rivelarsi un trucco molto brutto per una tigre. Nei peggiori dei casi la bestia a strisce diventerà essa stessa una vittima. Ma più sangue ha un cugino domestico in un bufalo selvatico, più è debole e vulnerabile ad altri predatori come leopardo, lupi e cani rossi. E quale toro dei pesi massimi ti ha colpito più degli altri? Rispondi nei commenti e non dimenticare di iscriverti al nostro canale, così ci vedremo più spesso. Sconfigge un serpente? È logico, il serpente ha scelto l'avversario sbagliato. Le manguste sono note per le loro reazioni fulminee, l'agilità e le abilità sviluppate che consentono loro di cacciare intenzionalmente i serpenti velenosi. Una mangusta può anticipare le direzioni dell'attacco di un serpente osservando la sua posizione del corpo. Inoltre, può girarsi a mezz'aria per evitare di incontrare le zanne del rettile per un pelo e affondare i suoi denti aguzzi direttamente nel collo del serpente o in un'altra parte vulnerabile. Non tutti gli incontri tra mangusta e serpente finiscono con la vittoria del mammifero, ma quando una mangusta ritorna alla sua tana con un cobra tra le fauci, non è affatto sorprendente. Ciò che è veramente scioccante è quando un serpente velenoso viene sconfitto da un insetto. Nonostante appartenga a classi di peso molto diverse, il rettile dovrebbe eliminare qualsiasi insetto con la stessa facilità con cui un toro esperto si occuperebbe di un timido piccolo sciacallo. Il serpente è circa 50 volte più pesante ed è armato di mascelle. Un morso per l'insetto funziona come l'ultima abilità massima del tuo eroe preferito di Dota 2. Il nemico non ha alcuna possibilità, tranne quando un serpente si trova di fronte a una mantide religiosa. È l'unico insetto che può sconfiggere questo rettile. Inoltre, caccia e attacca per prima anche i serpenti. Questo serpente non è il più grande mai visto, ma per una mantide attaccare è come se provassi ad affrontare un orso polare e vincessi a mani nude. Una vera impresa! L'insetto utilizza il mimetismo e i suoi arti anteriori simili a falci. Il serpente si muove pacificamente in cerca di cibo. È piuttosto giovane, quindi preda insetti attivamente ricercati. Tuttavia,
Questo incontro non sarà piacevole per il serpente. Quando il serpente è a distanza ravvicinata, la mantide spara letteralmente con i suoi arti e afferra l'avversario in modo che il serpente non possa né scappare né usare le mascelle. Ancora una volta, l'assenza degli arti diventa uno svantaggio per il serpente. Tuttavia, occasionalmente, le mantidi religiose cacciano anche piccole lucertole. Quindi, il successo dell'insetto difficilmente è dovuto alla mancanza delle zampe dell'avversario. Riguarda più l'enorme forza dei loro arti avvincenti. La mantide, priva di veleno, ma armata di potenti mascelle, uccide la sua preda. Gli scienziati moderni concordano sul fatto che i dinosauri non si sono realmente estinti. Non tutti, almeno. La maggior parte delle specie scomparve dalla faccia della Terra circa 65 milioni di anni fa, ma non senza lasciare traccia. Poiché i discendenti diretti dei dinosauri sono... gli uccelli! Sì, hai capito bene! Il cigno che ti ha colpito per la sua bellezza durante la tua ultima passeggiata nel parco è infatti un lontano parente del tirannosauro. Un parente molto, molto lontano. Ma alcuni uccelli hanno chiaramente conservato dai loro formidabili antenati molto più di quanto sembri. Rimarrai scioccato, ma non sono aquile o falchi. Sono le galline, non ci credi? Ebbene, anche questo serpente pensava di trovarsi di fronte ad un uccellino indifeso. Ma nel petto di questa gallina batte il cuore di un antico mostro. E per la protezione della sua prole, la gallina lo ha dimostrato. Solo un attimo fa, vagava tranquillamente per il cortile, ma quando ha notato il cobra, il pollo ha subito una trasformazione che avrebbe spaventato l'incredibile Hulk. La gallina alza le piume e passa per prima all'offensiva. Ha attaccato il serpente con i piedi e il becco. Ciò dimostra il coraggio del guerriero piumato, poiché il serpente veloce avrebbe potuto mordere il collo dell'avversario. Ma nessun colpo è riuscito a colpire e l'uccello è riuscito a respingere i suoi pulcini. Se pensate che questa storia sia unica, vi sbagliate. Nei lontani villaggi del sud-est asiatico, i polli domestici spesso devono difendersi dagli attacchi dei più formidabili rettili velenosi. Anche se il serpente ha il vantaggio del terreno di battaglia, non garantisce la vittoria contro un pollo apparentemente normale. Proprio come in questo caso, quando un enorme cobra è entrato nel pollaio. Il pollo si è trovato in una situazione difficile, nessun posto dove ritirarsi, quasi nessuno spazio di manovra, ma una dozzina di pulcini che fanno affidamento su di lei. Per la gallina, questa è una motivazione sufficiente per trasformarsi da un pacifico strato di uova in Terminator. Presta attenzione a questa maestria nel combattimento. Se esistessero corsi di combattimento corpo a corpo per gli uccelli, questa gallina sarebbe l'istruttore. Ogni mossa è calcolata, l'uccello usa le sue piume per distrarre il serpente e apparire più grande. Tiene abilmente i pulcini lontani dal predatore, mentre attacca continuamente ancora e ancora. La maggior parte dei colpi vengono sferrati dalle forti zampe dell'uccello. I suoi artigli potrebbero non essere grandi come quelli di un falco, ma sono affilati e i colpi infliggono danni devastanti al serpente. Il cobra è sotto shock. Uno dei suoi morsi potrebbe fermare non solo il cuore di un cavallo, ma anche quello di un elefante. Tuttavia, il pollo non gli dà la possibilità di iniettare il suo veleno. Attacca da angolazioni inaspettate, scende in picchiata per trovarsi dall'altra parte e continua a beccare. Il becco del pollo rappresenta una minaccia per il serpente quanto i suoi artigli. Inizialmente, il serpente striscia come un cacciatore raso terra, ma incontrando tale resistenza allarga il cappuccio. Ciò significa che il cobra è passato alla difesa. Ma è troppo tardi. Non è il pollo che è caduto in una trappola in un angolo stretto. È il serpente che ora si trova ad affrontare una situazione impossibile. Ancora un po' e il pollo beccherà semplicemente. Una vergogna per un predatore così formidabile. Alla fine, l'uccello ha difeso con successo la sua prole. Un singolo pollo può respingere con successo anche più serpenti. Questa battaglia si è trasformata in un vero e proprio assedio, dove la gallina diviene una fortezza vivente per i suoi pulcini. Tale lealtà verso la prole è ammirevole, non sei d'accordo? Per essere onesti, vale la pena notare che non solo i polli sono capaci di tali imprese in difesa della loro prole. Anche questo tacchino padroneggia chiaramente le tecniche di autodifesa degli uccelli. Guarda come gestisce abilmente il serpente. La chiave
e avere una famiglia dietro il combattente che possa coprire e, se necessario, aiutare a sconfiggere il rettile velenoso. L'uccello non è di dimensioni eccezionali, ma il suo becco corto e affilato è in grado di infliggere danni critici al rettile, soprattutto considerando la precisione con cui il tacchino lo maneggia. Sembra che questo gatto abbia deciso di fornire una degna competizione agli uccelli. Ha notato l'avvicinarsi di un nemico pericoloso abbastanza presto da fare un passo indietro e saltare fuori dalla scatola. Tuttavia, il gatto ha scelto di combattere. Forse i suoi gattini sono lì e non c'è tempo né opportunità per spostarli. Sorprendentemente, il gatto ha optato per l'unica tattica corretta. Per ridurre al minimo il rischio di essere morso, ha posto un vero e proprio assedio e ha sfruttato le pareti della scatola per bloccare il percorso del serpente. Poi, con potenti colpi di artigli, il gatto ha abbattuto il serpente. I colpi del gatto erano così rapidi che il serpente non ha avuto alcuna possibilità di catturarlo con le sue zanne velenose. Sembra che durante il colpo con la zampa si trasforma in un punto sfocato. È impossibile vederla correttamente senza il rallentatore. Alla fine, questa madre è riuscita a salvare i suoi piccoli. Se vuoi vedere altri casi in cui i genitori hanno commesso vere imprese per i loro figli, non dimenticare di scriverlo nei commenti.